Bentrovati, oggi vi vado a mostrare un punto lavorato con la tecnica dell'uncinetto tunisino. È un punto che non è reversibile, ha un fronte e un retro, vedete? È lavorato su due giri di ripetizione su un multiplo di 3. L'effetto è bello sia in orizzontale che in verticale, è abbastanza traforato, quindi adatto a qualsiasi tipo di lavorazione. Questa che vi sto mostrando è una fascia per capelli a cui ho dato più punti di margine. Voi dovete adattare in base alle vostre esigenze. Il punto si lavora su un multiplo di 3 più 2 che sono i punti di margine. Io ho avviato già la mia catenella e vado a caricare il primo giro estraendo le asoline da ogni catenella. Una volta che abbiamo caricati tutti i punti, questo è il primo rigo, andiamo ad effettuare lo scarico. Nel giro di ritorno ci andiamo a creare la sequenza che poi andremo a lavorare nei giri successivi. Abbiamo caricato tutte le asoline del primo giro, andiamo ad effettuare il giro di ritorno nel quale andiamo a creare la sequenza di lavorazione. La prima asolina la scarichiamo singolarmente, diamo una catenella, carichiamo il filo e andiamo a chiudere adesso 4 asoline, quello della catenella più le 3 successive. Quindi passo attraverso la catenella che abbiamo lavorato e chiudo le altre 3 asoline successive. Stavolta per la parte centrale diamo 2 catenelle di separazione, carico il filo, vado a chiudere la catenella più le 3 asoline seguenti. Vedete che si viene a formare questa sorta di ventaglietto capovolto. Continuiamo con 2 catenelle di separazione, carichiamo il filo, chiudiamo la catenella più le 3 asoline successive e continuiamo per tutta la parte centrale fino a scaricare tutte le asole che abbiamo sull'uncinetto. Vi ricordo che l'ultimo punto è il punto di margine. Siamo a fine riga, tra l'ultimo ventaglietto capovolto che abbiamo lavorato e il punto di margine diamo una sola catenella di separazione come abbiamo fatto tra il punto di margine e il primo ventaglietto della riga. Quindi carico di nuovo il filo e vado a chiudere le 2 asoline. Questo è il primo giro della nostra sequenza. Nel secondo giro andremo a lavorare, vedete, in questa asolina che è la catenella di chiusura che abbiamo fatto per avere il ventaglietto capovolto. Quindi entro in questa asolina, carico il filo ed estraggo un punto. Carico il filo, questo è un aumento congettato, rientro nella asolina, sempre questa qua superiore che chiude i tre punti sottostanti, ed estraggo un'altra asola. E come vedete abbiamo caricato i 3 punti che abbiamo sotto. Saltiamo tutta la parte centrale, andiamo nella asolina successiva sul punto ventaglietto capovolto seguente e facciamo la stessa cosa estraendo i punti con punto semplice, punto base, gettato, rientro nell'occhiello e riestraggo l'asola per il punto base e continuo per tutta la seconda riga lavorando i punti nell'occhiello
che abbiamo sul ventaglio capovolto. Il primo lo estraiamo come per il punto base, il secondo è un gettato e il terzo lo estraiamo sempre come il punto base. Andiamo a lavorare sull'ultimo ventaglietto, punto base, gettato, punto base. Saltiamo lo spazio che abbiamo dato con la catenella, andiamo nel punto di margine e carichiamo il nostro punto di margine. In questo secondo giro il ritorno lo effettuiamo come per il punto base tunisi, la prima solina singolarmente, le successive due alla volta. Vedete che sul ventaglietto capovolto, chiudendo i punti in questo modo, si viene a formare il ventaglio al contrario. Andiamo a terminare la riga. E questo è il nostro punto fantasia. Dal terzo rigo in poi andiamo a ricominciare dal primo e vi faccio vedere come andare a caricare i punti sul terzo giro per ripetere la sequenza. Andiamo nella prima asolina del ventaglietto ed estraiamo il filo. Vedete che qui nella parte centrale c'è un punto un pochino più piccolo, meno visibile. Questo è il punto che è venuto fuori dal gettato che abbiamo fatto precedentemente. Entriamo anche in questo punto ed estraiamo la solina. Andiamo nell'ultimo punto del ventaglietto ed estraiamo la terza asolina. Questo è il giro di carico, il primo, che ci serve a recuperare i punti per poi nel giro di ritorno andare a rilavorare il ventaglietto capovolto. Cercate di avere una mano morbida, altrimenti il punto centrale che avrete ottenuto con il gettato si andrà a restringere di molto e avrete difficoltà in questo giro nell'andare a pescarlo per poi recuperare il punto. Sono all'ultimo gruppo della riga. Entriamo nel punto di margine ed estraggo l'ultima asola. Nel giro di ritorno diamo una catenella per chiudere la prima asola, una catenella opzionale per lo spazio, carichiamo e andiamo a chiudere la catenella più le tre asole successive. Vedete? E abbiamo riformato il ventaglietto capovolto. Dopo il primo ventaglietto, per la parte centrale, le catenelle di separazione devono essere due. Poi ricarichiamo, chiudiamo la catenella più le tre asole successive. Due catenelle. La prima ci forma questo anellino che ci servirà per recuperare i punti nel giro successivo. La seconda è la separazione tra un ventaglietto capovolto e l'altro. Carico di nuovo, chiudo la catenella più le tre asole successive. Quindi due catenelle, carico, chiudo, catenella e tre asole successive. Due catenelle, carico il filo, chiudo, catenella e le ultime tre asole dell'ultimo ventaglietto della riga. Do una catenella
che mi va a formare l'anellino di chiusura delle tre maglie sottostanti, carico il filo e chiudo le ultime due asole che ho sull'uncinetto. Vi faccio rivedere anche la lavorazione del secondo giro e poi potrete fare i vostri esercizi. Vado nell'occhiellino che abbiamo ottenuto dalla chiusura delle tre maglie sottostanti. Estraggo la prima asola, do il mio gettato, rientro e riestraggo la terza asola. Salto le catenelle, quindi il buchino centrale, vado nell'occhiellino sulle tre maglie successive, entro, estraggo il primo punto, faccio il mio gettato, rientro e riestraggo il terzo punto, perché il secondo è dato dal gettato. Vado nell'occhiello successivo, estraggo un'asola, un gettato, rientro ed estraggo un'altra asola. Salto il buchino tra un ventaglietto e l'altro, vado nell'occhiello superiore del ventaglio successivo, estraggo il primo punto, un gettato, rientro ed estraggo il terzo punto. Vado sull'ultimo ventaglietto e vado a effettuare l'estrazione degli ultimi punti. Andiamo nel punto di margine, non dovete entrare qui che è la catenella di separazione, ma sotto la catenella di separazione è il punto in cui dovete entrare prendendo la solina ed estraendolo da tutte e due le maglie che compongono il punto di margine. Quindi estraggo e partiamo con lo scarico. In questo giro andiamo ad effettuare lo scarico classico del punto base tunisi, quindi la prima solina la scarichiamo singolarmente, le successive due alla volta, fino ad esaurire gli occhielli che abbiamo sull'uncinetto. Ecco qui. E abbiamo ottenuto la nostra sequenza di ripetizione.